compagnia con l'ingegner Fabio Colombo di Moto Iberg e ci spiegherà le peculiarità del suo nuovo Moto Iberg. Allora, si tratta di un sistema airbag impiegato all'interno di un capo di abbigliamento. Il sistema airbag ha un innesco meccanico, quindi ha un cavo che riconosce quando c'è l'esigenza di attivarlo, che fa partire una detonazione fredda sostanzialmente, fa gonfiare un dispositivo airbag che protegge il collo, la schiena e tutta la parte sacrale. Che differenza c'è tra gli inneschi nel campo automobilistico e quello motociclistico? Allora, diciamo che gli inneschi automobilistici sono di tipo elettronico, cioè ci sono tutta una serie di sensori che sono montati sull'autovettura. C'è un software che è in grado di capire sempre o quasi sempre, diciamo, quando intervenire, e questi sono di tipo automotive. Il sistema invece meccanico funzionano con un cavo che semplicemente misura la distanza tra la moto e il motociclista, cioè quindi quando il motociclista è troppo distante dalla moto il sistema interviene. E questo è particolarmente utile per gestire tutte le casistiche di incidenti moto che vanno dallo scivolamento all'impatto, per cui l'unico parametro è appena il motociclista non è nella posizione corretta il sistema parte. Come viene iniettata quest'aria all'interno di un moto airbag? Allora, il dispositivo funziona con delle cartucce di gas precompresse. Abbiamo sviluppato una tecnologia che permette l'apertura di queste cartucce a velocità praticamente sonica, quindi rapidissima, e il dispositivo si gonfia in 80 millisecondi, quindi un tempo veramente rapidissimo. La differenza fra le protezioni tradizionali, che sono ad esempio il paraschiena, e la vostra invenzione, quello che costruite voi? Allora, possiamo parlare di due tipi di differenze. La prima è la differenza di performance protettiva, cioè quanto meglio è rispetto a un protettore rigido. E l'altro è la differenza come comfort. Allora, la performance protettiva è 10-12 volte meglio di un protettore rigido. Cioè, tanto per intenderci, noi possiamo colpire una persona con una mazza baseball, che adesso era per far capire la differenza, che la persona all'interno non sente del colpo. Se lo si fa con un protettore rigido, anche dei migliori, non è lo stesso effetto. Per quanto riguarda la differenza come performance, un sistema airbag è morbido come un capo di abbigliamento e quindi è molto più comodo, lo si può usare in città, non sciupa la camicia, cioè ha una potenzialità di utilizzo può essere maggiore di quello rigido. Poi ho visto sul nostro numero di Motology, quello di novembre, dei pittogrammi particolari. Ci spieghi quali sono le differenze fra tutti questi disegni? Allora, adesso c'è... Allora, ogni protettore rigido ha il tipo di pittogramma che riguarda il tipo di normativa col quale è stato testato. Adesso, finalmente, dopo anni di lavoro, è arrivata una normativa europea per gli airbag motociclistici, per cui un airbag può essere certificato dopo essere stato sottoposto a dei test molto impegnativi e una volta certificato questo è il pittogramma che si può notare. Durante i test vengono fatti dei test di impatto che, paragonati ad un protettore rigido, tanto per intenderci, l'airbag deve resistere almeno dalle 10 alle 20 volte meglio di un protettore rigido. Fabio, sei stato gentilissimo. Ti ringrazio per la tua competenza e per la tua spiegazione. Grazie mille, ciao.